sci di fondo, Pellegrino è pronto, questa pista mi piace. Martedì la sprint a tecnica classifica, l'azzurro è tra gli atleti più attesi, sarà importante il gioco di tattica, anche per il forte vento che è previsto. Pyeongchang, è una pista che mi piace parecchio. È molto dura ma non lunga. Sarà importante il gioco di tattica, anche per il forte vento che è previsto. Federico Pellegrino, atleta di punta dell'Italia Team, è pronto al debutto ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Martedì scenderà in pista all'Alpensia Cross Country Sport Centre per la gara di fondo sprint a tecnica classica, alle 9.30 ora italiana le qualificazioni e alle 12 le finali, dove è tra i favoriti insieme al norvegese Johannes Klæbo. Sarà molto impegnativo a livello fisico, turno dopo turno, perché ci sono salite dure, spiega il valdostano, che solo un mese fa vinceva gara individuale e staffetta nella tappa di Dresda della Coppa del Mondo, soprattutto la seconda. La neve, i primi giorni, era molto lenta, ora si è velocizzata un po' e non è male. L'ambientamento è andato bene, l'ultimo ritocco fisico è stato fatto e ora non resta che scendere in gara e cercare di esprimersi al meglio. Una prova molto di resistenza. Io sono pronto, ho tanta voglia di correre. Gli azzurri in gara. Lo sci di fondo protagonista martedì a Pyeongchang con la sprint a tecnica classica, ore 17.30 qualificazioni, ore 2000 finali, equivalenti alle 9.30 e 1200 in Italia. La squadra italiana proporrà il campione del mondo di specialità Federico Pellegrino, vincitore ma in tecnica libera la passata stagione a Lati, che vanta un undicesimo posto a Sochi 2014. Al suo fianco Michael Rastelli, Stefan Zelger e Mirko Bertolina, tutti e tre all'esordio olimpico. In campo femminile saranno presenti invece Lucia Scardoni, all'esordio, Greta Laurent, 26 a Sochi 2014, e Gaia Vuerich, 7ª a Sochi 2014.